Qui Cannizzaro TV e siamo con Alice, una studentessa. Allora, che cosa ne pensi tu dello sfruttamento minorile e dei bambini soldato? I bambini soldato sono dei bambini che vengono mandati in guerra fin da piccoli e è una cosa ingiusta, già non è giusto fare le guerre, quindi è bruttissimo vedere dei bambini che fin da piccoli fanno cose brutte. Secondo te dove è presente maggiormente questo fenomeno? In Africa, Medio Oriente, quelle zone lì. Ora invece siamo con Dennis, un altro studente di terza. Allora chiediamo anche a te che cosa sai dello sfruttamento minorile e dei bambini soldato. Beh, lo sfruttamento minorile è quando viene sfruttato un bambino in una ditta, in un'azienda per scopi di lucro da parte di questa data azienda, mentre il bambino soldato è il bambino al quale viene imposta la guerriglia, vengono messe le armi in mano e viene mandato in guerra. Secondo te quali sono i paesi che sfruttano maggiormente questi ragazzi? Vietnam, penso, paesi alcuni sudasiatici e Sudafrica. E ti chiediamo se tu sai darci un aiuto per togliere anche ai questi paesi per togliere questo problema. Beh, leggi. Alcune leggi, riforme da parte di questi paesi o delle aziende che sfruttano questi bambini. Va bene, grazie. Siamo con Silvia, studentessa di quinta. Che cosa ne pensi dello sfruttamento? Penso che come io non vengo sfruttata, non dovrebbero essere sfruttate anche altri bambini o persone. Che iniziative promuoveresti per togliere lo sfruttamento? Boh, ma io che non sono nessuno avrei delle idee, però comunque tutte queste cose dipendono dai governi, dagli stati e dalla politica e non penso che si possa fare qualcosa di concreto riguardo a ciò. Va bene, grazie. Prego. Ora siamo con Alessandro, studente di quinta. Allora, dici anche tu che cosa sai di questo argomento? Allora, lo sfruttamento minorile secondo me è una delle piaghe che ancora oggi affligge il mondo e bisognerebbe fare molto di più per fermare questo problema. Ok, e anche secondo te dove è maggiormente diffuso? Ma sicuramente nei paesi sottosviluppati, paesi del terzo mondo, però senza escludere anche paesi sviluppati come l'Italia, dove non si sa, ma secondo me c'è ancora qualche frangia di sfruttamento. Cosa faresti per migliorare questa piaga? Ma il problema è che i governi fanno poco per tutelare i minori, insomma, bisognerebbe incitare comunque le cariche più alte dello Stato a far sì che questo problema venga debellato. Bene, grazie. Grazie a voi.